Eugenio Borgna come uno dei miei grandi maestri nell'ambito della psichiatria, senz'altro il più grande. L'ho conosciuto nel 1975, quando in quei percorsi atroci, che si chiamano i percorsi analitici, bisognava fare anche una sorta di tirocinio in un manicomio, e io andai a Novara e incontrai il primario del manicomio femminile di Novara, Eugenio Borgna. E la cosa sorprendente era che il primo primario della mia vita che incontravo, che sapeva la filosofia, ma non nel senso generico dei medici che citano un autore così giusto per riempirsi la bocca, perché citava Husserl e Heidegger in tedesco, e la cosa mi sorprese. E allora cominciai invece di studiare i matti, a studiare i primari di questi matti. E così avvenne questa nostra frequentazione che durò intensamente per 3 anni. Settimanalmente, ed è stata per me l'esperienza più significativa in ambito psichico. Uno può fare 10 anni di analisi, può fare didattiche, può fare tante cose, ma solo la visione della follia su grande schermo rende sensibile chi poi dovesse curarlo. Beh, Eugenio Borgna è uno psichiatra che ha percorso tutta la vita a fare la guerra agli altri psichiatri in qualche modo, nel senso che è uno psichiatra fenomenologico, contro, diciamolo pure con chiarezza, giusto per semplificare bene la testa di chi è estraneo a questi scenari, contro la psichiatria organicisti, una psichiatria che oggi prende sempre più quota, il che non è neanche un male, che si studi il cervello e si scoprono tutte le sue possibilità di espressione di patologia. È un grande male se poi dopo la psichiatria costruisce i suoi quadri nosologici, come mi pare oggi avvenga, sulla base dell'efficacia farmaceutica. Adesso io non sono uno psichiatra e tantomeno un neuroscienziato, tantomeno un farmacologo, però quando vedo per esempio che le crisi di panico oggi si curano con gli antidepressivi e per effetto di questa efficacia si include il panico nel quadro della depressione, e allora resto un po' perplesso, anzi non sono assolutamente perplesso, vedo il disastro della psichiatria che aspetta l'efficacia farmacologica per decidere i quadri nosologici. Dopodiché se sbaglio al medico regionale, però questo... Va bene, allora che cosa succede? Cos'è la fenomenologia propriamente? La fenomenologia è un tentativo, secondo me ben riuscito, di incontrare, nel caso specifico, nella sua versione psichiatrica, di incontrare il paziente non rispondendo alla domanda che cos'è la depressione, che cos'è la schizofrenia, ma vedendo di capire la modalità specifica in cui io sono depresso, in cui io sono schizofrenico. Nel senso che la malattia mentale, io penso che anche quella somatica, ma certamente più di quella somatica, si declina nella modalità della singolarità e dell'individualità. E per capire questa modalità di declinazione è assolutamente necessario relazionarsi al malato invece che alla malattia, e la modalità della relazione si chiama dialogo, incontro, ascolto. Del resto c'era già Gorgia che diceva che le parole sono farmaci, alcuni infondono coraggio e voglia di vivere, altri deprimono e invitano alla morte. E che le parole siano farmaci, sì, se quelli che studiano il cervello, se i neuroscienziati studiassero anche l'efficacia della suggestione, che cos'è il suggerimento, suggestione viene da lì, tante volte si suggerisce alla natura la modalità di guarire, questo suggerimento passa attraverso anche la parola. E allora questa parola bisogna introdurla, bisogna farla diventare frequente nella condizione psichiatrica. Già Kafka diceva che è più facile scrivere una ricetta che parlare con un sofferente. E d'altra parte però capisco anche gli psichiatri, i quali, non essendo scienziati, non disponendo di un sapere oggettivo, non essendo scienza, la psichiatria non è una scienza,
Perché si è scientifici o si è scienza, o si costruisce una scienza solamente quando si oggettiva, e se la psichiatria volesse essere scienza dovrebbe oggettivare l'uomo, e come ci ricorda Husserl, una volta che hai oggettivato l'uomo hai perso la sua soggettività. E allora la psichiatria deve dire con estrema chiarezza a se stessa: io non sono una scienza, proprio perché non sono una scienza devo rientrare in quelle forme di sapere che si chiamano forme ermeneutiche, interpretative, umanistiche, che Dilthey chiamava dello spirito. Ecco, siccome però la psichiatria, a partire dalla medicina, e l'umano, oltre che dagli psichiatri, è stato già perso dai medici, quali guardano i protocolli, guardano le malattie e i pazienti come dei casi, che sarà anche comodo, sbrigativo, efficace, produttivo, però forse non si intercetta né la salute né la malattia. Allora capite che la psichiatria fenomenologica, i cui nomi in ambito filosofico sono Heidegger, Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, e in ambito psichiatrico Jaspers, Binswanger, Strauss, Minkowski, in Inghilterra Lange, Cooper. In Italia abbiamo avuto Carniello, Calvi, che è qui in prima fila, abbiamo avuto il nostro amico di Roma, come si chiama, che mi sfugge il nome adesso, Caglieri, e Borgna. Non è mai stata data una cattedra, un ordinariato agli psichiatri fenomenologici, perché non sono vantaggiosi per le cliniche, per le industrie farmaceutiche, in quanto il farmaco non è da loro rifiutato, ma semplicemente non è la prima mossa psichiatrica. E allora c'è il rischio che questa psichiatria fenomenologica sparisca. Anche l'antipsichiatria di Basaglia era una derivazione estrema, forse, ma necessaria, della psichiatria fenomenologica. E nelle sue conferenze brasiliane Basaglia diceva: abbiamo chiuso i manicomi, ma non pensiate che sia una cosa definitiva, possono ritornare anche abbastanza presto. C'è già una proposta di legge del PDL per riaprirli. Adesso speriamo che cada il governo, così si rimanda l'operazione nefasta. Dunque, adesso però abbiamo a che fare con un libro importante di Eugenio Bogno. Eugenio Bogno ha scritto 12 libri, 13 se aggiungiamo anche quelle di Chiare Lettere, libri su tutte le psicopatologie, descritte fenomenologicamente, attraverso il ricorso anche alla letteratura e alla filosofia. Quindi un libro sulla depressione che si chiama Malinconia, uno sulla schizofrenia, Come se finisse il mondo, passando poi anche per forme non necessariamente psicopatologiche come l'intermittenza del cuore e oggi la solitudine. La solitudine che ha un nocciolo, questo libro, un nocciolo molto importante. Bogna distingue una solitudine aperta da una solitudine chiusa. Quella aperta ha una certa parentela col silenzio: quando uno tace non ha semplicemente voglia di parlare, che altra cosa dal mutismo, dice Borgna, che invece è l'impossibilità di parlare. Mi mancano i mezzi, i modi. Ecco, la solitudine chiusa è chiamata da Borgna isolamento. Isolamento vuol dire che gli altri ci sono, ma non li percepisco più né emotivamente né psicologicamente come miei interlocutori. È qualcosa di chiuso che bisognerebbe riuscire ad aprire. E il passaggio psichiatrico dovrebbe essere quello di portare da questa solitudine chiusa alla solitudine aperta, dall'isolamento a quella forma di solitudine che non è necessariamente negativa. Ci sono delle pagine bellissime sulla solitudine dei mistici, che parlano con se stessi sotto la forma di Dio,
La solitudine dei poeti, che è una solitudine creativa. Creativa fino al punto di arrischiare quella linea di confine che intercorre tra il linguaggio comune, che è il linguaggio di tutti, che è il linguaggio dove ciascuno può dire quello che ascolta dagli altri, ascolta dagli altri quello che ciascuno potrebbe dire da sé. Ecco, i poeti osano il linguaggio, Heidegger ne parlava di loro come dei più arrischianti, che rischiano quel confine dove la parola cerca di evocare ciò che razionale non è e riuscire ad accennarlo nel linguaggio della ragione. E per questo non bisogna essere confusi con il linguaggio abituale, non bisogna essere affogati nel linguaggio comune, tantomeno quello dei media. I mistici, i poeti e poi i malati. Anche i malati sono soli, anche se li andiamo a trovare, i malati sono soli. Quando dico malato intendo dire quella malattia che significa tramonto, che significa fine. E questa condizione della malattia, se la volessimo, questa solitudine, se la volessimo descrivere fenomenologicamente, direi che ha qualcosa a che fare con le figure della scissione, se non addirittura della schizofrenia. Uno è sano quando il suo corpo è in relazione al mondo. Il mondo gli parla con i suoi messaggi, con i suoi stimoli, lui risponde al mondo. Il suo corpo è impegnato nel mondo, sta bene. Quando il corpo sta bene noi ci dimentichiamo del corpo, ce ne accorgiamo quando sta male. E quando sta male cosa succede? Che il mondo sparisce, non c'è più un rapporto corpo-mondo, il mondo sparisce e il posto del mondo viene preso dal mio corpo. Io non coincido più col mio corpo, sono un'altra cosa che guarda il corpo. Ecco qui la scissione. Una scissione che quando invece stiamo bene non abbiamo, voi non dite ho un corpo stanco, dite sono stanco. Perfetta coincidenza del vostro io col vostro corpo. Quando invece siete ammalati, questa scissione diventa il luogo, un luogo assolutamente non compreso da chi ci viene a trovare e a confortare. Tenendo conto poi che nella società attuale non abbiamo neanche più le parole per parlare con i malati. Perché non abbiamo più l'esperienza, non abbiamo più le categorie psichiche. Una volta i padri vedevano morire i figli vedevano morire i padri, c'erano le pestilenze, le guerre, la morte, la malattia, il tragico era nella visione quotidiana e quindi la psiche riusciva a costruirsi le categorie che generavano le parole giuste per potersi rivolgersi a chi non era più nelle condizioni di vivere. Oggi queste categorie non ce le abbiamo più, questi linguaggi non le abbiamo più, quelle false parole che dicevano su coraggio guarirai, vedrai quando uscirai fuori, mangerai, no. E quell'altro nella sua solitudine deve sentire lo sforzo inutile di chi non ha più linguaggio e assaporare queste parole insignificanti e restare quindi confinato nella sua solitudine. Infine la morte. Dice giustamente Regno Borgna, alla morte si muore da soli, e però da sole rimane anche quello che sta in vita. Ricordo Emanuele Severino in una telefonata che mi ha fatto, lo dico perché poi dopo l'ho scritto anche sul Corriere della Sera, quindi è pubblico, mi dice caro Umberto, riferendosi a sua moglie che era morta, e alla mia che era morta l'anno precedente, mi dice le nostre mogli stanno bene, siamo noi che stiamo male. Che stiano bene non lo so, forse non stanno neanche più, ma che si stia male questo è vero. Che cos'è questa solitudine di chi rimane? È la solitudine di chi vive senza che abbia un testimone. In fondo noi viviamo sempre per qualcuno, non necessariamente per qualcuno, ma perché qualcuno ci guardi, no? I cristiani, che hanno trovato numerose metafore di base dell'umanità, hanno inventato l'occhio di Dio, che sarà anche un occhio tremendo, almeno c'è qualcuno che ti guarda, no, su questa terra, bene? Ecco, manca il testimone, ecco, manca la ragione per cui fa qualcosa.
mai con lo sguardo ti accorgi di quello che fai, di quello che sei. Ecco, questa è una solitudine radicale che non prevedo abbia molti rimedi, è necessario solo tollerarla e sopportare soprattutto quel cedimento di entusiasmo, di gioia, di forza, di volontà di vivere, sopportare questa decadenza dell'impianto della forza. Ci possiamo fermare qua. Un libro che è scritto non appartiene più all'autore, ma ai lettori, alle lettrici che lo leggano. Aspetta, non sento la voce, aspetta che ti facciamo alzare. Si può alzare? Un libro scritto non appartiene più a chi lo ha scritto realmente, ma soltanto a chi leggendolo ritrova. Prova questo. Dovresti aumentare il volume. Stabile, me l'ha detto. Un libro scritto non appartiene più all'autore, ma a chi invece lo legga, a chi, come abbiamo ascoltato oggi, colga nel libro anche bissi di significato che chi lo ha scritto forse aveva intuito ma non espresso fino in fondo. Dovessi scegliere comunque due stelle comete che mi hanno accompagnato nella scrittura di questo libro, che è nato fra l'altro in maniera anche abbastanza rapsodica e in qualche modo non scientifica, benché la psichiatria, come sapete, come abbiamo ascoltato da queste mirabili parole di Umberto Galimberti, può essere contemporaneamente scienza umana e scienza naturale. Guai a quelle psichiatrie che ritengano di assolutizzare l'una o l'altra parte della psichiatria. In questo libro, certo come anche in altri, la dimensione umana della psichiatria è in qualche modo prevalente rispetto a quella invece rigidamente scientifica, quella cioè che utilizza gli psicofarmaci come loro unico strumento di cura. Senza però fanatismi, anche senza ideologie, guai se l'una e l'altra psichiatria non continuassero comunque, perché in Italia questo certo non avviene, a confrontarsi, a dialettizzarsi, a guardare che cosa c'è di vivo, di palpitante dentro l'una e dentro l'altra. E allora in questo libro che è nato sulle scie anche delle cose appunto che abbiamo ascoltato con rigore ma anche con la passione, col pathos, con questa immersione dentro i problemi umani, psicologici, guardandoli però dalle altezze di un filosofo grandissimo che quindi coglie degli aspetti umani di cui uno psichiatra si occupa, anche aspetti, orizzonti che alla psichiatria sfuggono. Ma due sono state, se volete, le parole tematiche che mi hanno accompagnato, sì, nella scrittura anche abbastanza rapida, fra l'altro, di questo libro, sono, se non vi stupite troppo, due versi di Emily Dickinson. Che la psichiatria abbia bisogno della poesia è una tesi che non siamo soltanto noi a esprimere, ma anche grandissimi psichiatri che hanno cambiato il volto, l'immagine, ma anche la realizzazione pratica della psichiatria, come Funke Sartre, come Binswanger, come Silvana Rieti, come Enrico Morselli. Ecco, tutti questi psichiatri hanno sempre ritenuto che, essendo l'oggetto della psichiatria, in un contesto di una psichiatria che ascolti, che interpreti, che non giudichi, che non si fermi soltanto a usare i farmaci, nel contesto di una psichiatria
come questa, l'oggetto della psichiatria è la vita interiore, la soggettività, questo cammino misterioso che porta verso l'interno, facendo emergere dai nostri cuori, le nostre menti, le nostre speranze, anche luci, ombre, umbratile che poi magari scompaiono, appaiono e poi si rifanno invisibili e inarrestabili. Senza allora lo sguardo della poesia, ma anche un grandissimo filosofo che appunto Umberto ha citato come Martin Heidegger, niente, non c'è filosofia se non c'è contestualmente, contemporaneamente questa vitalizzazione della filosofia che passa attraverso a Trakl in Heidegger, attraverso a Rilke, che sono anche due delle grandi torce poetiche alle quali così anch'io ho vissuto all'interno di un manicomio e quindi anche in qualche modo esposto a cogliere l'invisibile, l'indicibile della sofferenza umana che non parlava nei manicomi, ma che se veniva ascoltata, certo, rovesciava, cancellava le abitudini, abituali deformazioni dei sentimenti, delle emozioni a cui noi che viviamo al di fuori della follia, certo, molto più difficilmente giungiamo. I versi di Emily Dickinson, che tutti ovviamente conosciamo, sono: non c'è una sola solitudine, ma molte solitudini che restano ignorate. Il secondo verso, ancora più forse, ancora più luminoso, ancora più abbagliante, ancora più reciso e anche rivoluzionario in ordine alle abituali concezioni che noi abbiamo della solitudine. Le parole sono queste: forse sarei più sola senza la mia solitudine. In qualche modo, le parole tematiche che mi hanno, non dico ispirato perché uno psichiatra non ha ispirazioni, poi uno psichiatra come me non ha mai scritto una poesia, per cui conosce solo le poesie, forse per fortuna, che hanno scritto gli altri, quindi può anche cogliere fino in fondo le ragioni, le scaturigini, indipendentemente da sovrapposizioni che magari nascerebbero se uno psichiatra scrivesse poesie. Allora una solitudine ignota a molti e poi una solitudine senza la quale la nostra vita forse, anzi secondo Emily Dickinson, sempre è più povera, più arida, più oscura, meno capace di ascolto, meno capace di trascendenza, meno capace di leggere nei riguardi, nei silenzi delle persone, che cosa davvero si muova in queste esistenze che sembrano essere così semplici, così immediate, a volte anche così banali. E quale sentiero, allora, quale cammino, seppure zigzagante, perché poi ogni discorso che una psichiatria che cerchi di cogliere quali siano le dimensioni sconfinate della vita interiore, non può se non camminare attraverso appunto a cammini singhiozzanti, che sono singhiozzanti a volte anche certo per gli stati d'animo con cui questi cammini vengono percorsi, ma che sono singhiozzanti anche perché senza uno stato d'animo come questo. La mia esperienza, ripeto, in un manicomio è stata ed è ancora oggi la vera matrice di questi libri, quanto mai effimeri, certo, anche se il fatto stesso che stasera, qui, in questa notte ancora segnata dal freddo, dalle nebbie, incontrare tanti volti, tanti silenzi, tanti gesti, tanti sguardi, certo, lacera il cuore di chi deve parlare, lacera il cuore soprattutto di chi scrivendo qualcosa non può se non seguire, sì, una certa stella del mattino, ma anche comunque soprattutto seguire il cammino
misterioso della utopia che ci porta a credere, come stasera qui sta accadendo, a cose quasi impossibili, quasi quasi irreali. Denken e Danken, come sapete, ringraziare per pensare, nascono in Germania da una comune origine. Ringraziamento che deve a Umberto Galimberti si lega anche alla continua fatica, se volete, di svolgere, di articolare un pensiero che non sia mai un pensiero astratto, gelido, come tende a essere molte volte il pensiero di una psichiatria che guarda soltanto ai psicofarmaci come alla sola zattera sulla quale salvare un destino di angoscia o di disperazione. Ma mantenere viva questa alleanza, questa correlazione, questa continua associazione appunto di memoria come la riconoscenza e di pensiero, che quando è leopardianamente un pensiero emozionale è sempre aperto al futuro, costituisce forse una delle precondizioni con cui anche uno psichiatra può ardire, avere il coraggio forse disperato di confrontarsi con temi che, proprio perché non appartengono al linguaggio precostituito, paradigmatico della psichiatria, si espone certo a rischi continui, al rischio di non trasmettere qualcosa di essenziale, al rischio di nascondere verità che a volte non possono essere espresse, perché l'indicibile è dicibile, e le cose che Ingeborg Bachmann ha scritto sono ancora oggi parole definitive. Ecco, il dicibile e l'indicibile fanno parte di ogni testo di una psichiatria che rischi appunto di franare sulle spiagge, sia pure ribollenti, di speranza, di una psichiatria che però si distacchi da quelli che sono i sentieri così tradizionali, così rigidi, così scontati di ogni psichiatria, di quelle psichiatrie cioè che classificano, dove ho comunque cercato di riconoscere il volto della solitudine, certo, distinguendola innanzitutto da quella solitudine negativa, da quella solitudine negatrice della speranza, in fondo, che è quella che ho chiamato, ma che possiamo legittimamente chiamare come isolamento. Dentro, cioè, a questa realtà in qualche modo antinomica, no? Contraddittoria di una definizione come questa di solitudine che scorre come fiumi in piena, o comunque perlomeno come rivoli nascosti e carsici che non sempre si riescono a cogliere, nel volto, in questa figura appunto così sommessa e così commossa, così diversa e così antinomica, si nascondono da una parte la solitudine come ricerca di che cosa nasca, di che cosa muoia nel cuore, nella vita interiore, negli abissi della nostra anima. Questa solitudine che, anche quando è apparentemente nascosta e sprofondata dentro i confini di un distacco completo e radicale dagli altri, mantiene comunque sempre viva in sé questa nostalgia profonda della relazione, del colloquio, dell'ascolto. E anche in una esperienza così fatalmente, così abitualmente consegnata al non senso dell'isolamento, cioè alla impossibilità di rivivere in sé queste torce sempre accese, come sono le torce della solitudine creativa, bene, anche questa io l'ho colta,
anche nel cuore di una delle esperienze di sofferenza psichica più aride, apparentemente più profonde, più radicali, che davvero ci fanno guardare dentro a questi abissi senza fondo, chiedendoci come mai noi non precipitiamo dentro di questi, come mai noi non ci lasciamo almeno inclinare, a volte anche comunque affascinare da quello che accade, in che cosa? In quella che è l'esperienza di sofferenza psichica estrema che chiamiamo, seppure con linguaggio questa volta della psichiatria, che chiamiamo esperienza schizofrenica. Ma anche nelle pazienti, certo, come continuo a dire, la mia fortuna è stata quella anche di vivere, di rivivere gli anni della formazione, o comunque della deformazione, se volete, culturale e psicologica, in un manicomio che era però esclusivamente, radicalmente femminile, con tutte le forme prismatiche che la follia femminile assume nei confronti di quelle invece tendenzialmente più secca, più asciutta, più arida, più prosciugata, più uniforme, direi, che invece la follia maschile. Solitudine creatrice, dunque, solitudine apparentemente negativa, sono due dimensioni. Certo che si distaccano profondamente e radicalmente l'una dall'altra, ma questo solo da un punto di vista astratto, perché dal punto di vista dei vissuti, ecco che anche una esperienza di vita apparentemente chiusa e murata dentro i confini di un'esperienza schizofrenica si mantiene viva questa nostalgia della relazione. Questo sogno di vivere in un colloquio, in un dialogo senza fine, la propria angoscia disperata sopravvive. E allora una anche delle sfide a cui non solo la psichiatria, perché oggi, senza dubbio, almeno in Italia, la psichiatria, oltre a curare quelle che sono le forme cliniche così, di sofferenza paradigmatica, oggi, quando autentica, cerca di scendere nelle strade, come è avvenuto per la verità in Germania e in Svizzera, cercando di riportare anche all'interno delle relazioni umane quelle che sono le ispirazioni, quelle che sono le intuizioni, quelle che sono le luci sempre accese di quanto avviene in un contesto di follia, che se ascoltata nelle sue strutture umane, nelle sue strutture psicologiche e spirituali, hanno infinite cose da insegnare a ciascuno di noi che si ritiene invece portatore di ideali assoluti, come sono invece quelli della normalità astratta, che a volte certo è ancora più patogena di quella che non sia la follia vera. Allora, certo, distinzione fra solitudine come esperienza creatrice, solitudine come capacità di vivere quello che accade dentro di noi, che del resto è la premessa perché io possa capire qualcosa di quello che accade negli altri, perché siamo, certo, come sapete, non siamo monadi dalle porte chiuse, dalle finestre chiuse, ma siamo monadi quando vogliamo essere monadi, portatrici di una speranza, portatrici comunque di una qualche zattera sulla quale imbarcarsi, sulle quali far imbarcare tutti coloro che magari appunto nella solitudine perduta della sofferenza non riescono più a credere a nulla. Ecco, se questa la psichiatria oggi cerca di fare anche questo libro, sia pure, insisto, nel definirlo rapsodico, in qualche modo dilagante, si possono trovare forse modelli di
vita, modelli di sofferenza a volte trasfigurata, che anche dentro la sofferenza di chi sia soffocato oppure incrinato, anche dall'esperienza della morte, dall'esperienza del suicidio, dall'esperienza della malattia, può ritrovare, seguendo quello che la follia può portare dentro di sé, questa immagine che tutti penso ormai conosciate perché ritorna in molti dei miei libri, questa immagine di Clemens Brentano, la follia, la sorella sfortunata della poesia, non è un'affermazione retorica. È la capacità che solo i poeti hanno di cogliere analogie, di cogliere affinità che se muovessimo soltanto dal campo delle dicotomie astratte, come appunto quella che separa da una parte la solitudine delle persone normali, per così dire, e l'isolamento delle persone che soffrono, certo, non potrebbe nemmeno essere indicata. Correnti carsiche allora separano l'una dall'altra, certo, quando il mio discorso si è confrontato con la definizione di solitudine, intesa nella sua dimensione, se volete, più creatrice, quella appunto che nella poesia o anche comunque nell'arte si manifesta in forma così emblematica e anche così sconvolgente, ecco, ma più che non guardare a questo aspetto, ho cercato inizialmente di cogliere come solitudine e isolamento, solitudine creatrice, ripeto, isolamento, solo in apparenza separazione, solo in apparenza negazione della solitudine, si esprimono, si colgono, si alternano anche in una delle esperienze più comuni, che è quella certo della sofferenza, quella del dolore dell'anima e quella del dolore del corpo, che come abbiamo ascoltato anche prima da questa parola magica di Umberto Galimberti, fanno parte della vita di ciascuno di noi. Ma dicevo, il cammino che può portare ciascuno di noi a cogliere che cosa si nasconda, che cosa avvenga dentro di noi quando riusciamo a sfuggire al fascino gorgonico di quelle che sono le abituali relazioni alle quali oggi i nostri destini sono consegnati. Sono relazioni, certo, tendenzialmente effimere, tendenzialmente rapide, tendenzialmente divorate da questa dipendenza, da quelle che sono le forme di comunicazione, di dialogo infranto e svuotato di senso, che sono le comunicazioni che avvengono su questa forma ormai dominante talora di vita, che è quella della vita che nasce, che scaturisce, che sgorga da internet con le sue forme infinite. Riflettere sulla solitudine come dimensione radicale, fondamentale della vita, significa anche, in qualche modo, cogliere nella solitudine una delle ultime disperate aspirazioni a liberarci da queste infinite dipendenze, da questi pseudocontatti, da queste relazioni apparenti che pure così ogni giorno apparentemente si rinnovano senza che in realtà nulla cambi all'interno di quello che avviene dentro di noi. Perché anche dal punto di vista psicologico ed esistenziale credo che concordiamo tutti. Quello che distingue un dialogo autentico, un dialogo radicale da uno pseudo-dialogo, da un dialogo fatto soltanto sulla scia di effimere coincidenze, la differenza è questa, che
che ogni dialogo, certo anche ogni forma di incontro, anche l'incontro che può avvenire con un passante, certo, ma anche l'incontro che può così configurarsi dentro ad un'assemblea come questa, che senz'altro, grazie sentimenti alla parola di Umberto Galimberti, comunque si costituisce, credo, come qualcosa che possa lasciare, sia pure per un istante, qualche traccia o qualche cosa di cometa che sopravviva a questo drago dell'oblio, che invece scende inesorabile senza cambiare nulla dentro di noi quando le comunicazioni sono queste, comunicazioni artificiali, comunicazioni che nascono sul piano di una distanza che non è solo una distanza geometrica, io credo, ma anche essenzialmente una distanza psicologica, distanza esistenziale. E sulla scia di una bellissima domanda che mi è stata fatta da Luciana Sica sulla Repubblica, certo, ho detto anche a lei, come dico oggi, che forse appunto riusciremo a liberarci dai condizionamenti terrificanti a cui siamo legati, riusciremmo a ridare un'anima, se possibile, alle relazioni umane, scientifiche, politiche, soltanto se, liberandoci da questa cascata continua, inesorabile, senza fine, di fenomeni di estraneazione, fenomeni di distrazione, riscoprissimo dentro di noi queste sorgenti che non sono soltanto sorgenti esteriori, ma che pur nascendo da impulsi del cuore comunque si realizzano sino in fondo soltanto quando riescono a trasformare le relazioni umane, sociali, politiche, psicologiche, familiari, scolastiche in cui siamo immersi. Questa prospettiva, se volete, certo che in qualche modo, come dicevo all'inizio, Luciana Sica ha fatto riemergere dal testo, ma senza che io ne avessi una percezione razionale. Però, come sapete, quando uno scrive, segue così quelle che sono le associazioni istantanee del momento e poi tutto è concluso, poi il rileggere quando questo avviene è sempre qualcosa di epidermico, è sempre qualcosa che non consente di fare riemergere fino in fondo quelle che sono magari alcune, sia pure labili, sia pure effimere intuizioni che possono aver dato un senso al discorso. E appunto, se la solitudine non è solo ricerca interiore, se la solitudine è anche matrice di solidarietà, se la solitudine diventa anche la condizione sine qua non, perché le nostre relazioni umane, quando riprendano, dopo che l'incontro con noi stessi, con ciascuna e ciascuno di loro, appunto, si sia in qualche modo realizzato, ecco che si fa comunque apertura più intensa e soprattutto forse fa rinascere in noi almeno quella speranza contro ogni speranza, quella spes contro spem, che oggi soprattutto in questi cieli così oscuri, così tenebrali, così negati, sembra al fiorire, sì, una parola tracchiana, non retorica quindi, ma intensa, ma poetica, ma umana, ecco, al fiorire di una speranza fatta di un cambiamento, fatta, se volete, anche di una rivoluzione morale che, se non riusciamo forse così a ritrovare in noi sorgenti anche solo di speranza,
se la solitudine non ci serve anche per trasformarci e per tentare di trasformare il mondo in cui viviamo, ecco, certo che alla solitudine si potrebbe contestare questa sua dimensione individuale, personale, mistica, certo, grazie anche alle cose che Umberto ha detto della mistica, perché anche in quelle che sono le esperienze mistiche, Teresa d'Avila, Teresa di Lisieux, e poi anche questa la testimonianza sulla quale mi sono soffermato a lungo, anche per la ricchezza inaudita di pensieri, di riflessioni, di immaginazioni che hanno segnato l'esistenza di una persona alla quale certo, se non guardassimo la solitudine come ad un paradigma di interpretazione o perlomeno di conoscenza della sua vita, nulla capiremmo di quello che ha fatto, di quello che ha trasformato intorno a sé. Cioè ho avuto anche il coraggio, così aiutato anche, se volete, dalla Speranza di Grazia Casarà, che non è qui stasera, ma la quale comunque devo come sempre molto per questa luce scoscesa di condivisione, certo, ma anche di speranza aperta, che ha sempre accompagnato la riscrittura, chiamiamola così dei libri. Questa solitudine ignorata da molti, alla quale Emily Dickinson si rivolgeva, ecco, qui anche l'ho in qualche modo fatta rinascere in quella che è stata anche la mia esperienza personale di immersione, seppure per qualche ora soltanto, in uno dei monasteri in cui, senza dubbio, più alta, seppure più misteriosa, si fa l'esperienza di una solitudine apparentemente vuota, apparentemente chiusa, apparentemente svuotata di trascendenza, una cascata di solitudini l'una accanto all'altra, una cascata di solitudini che tra l'altro si accompagna anche sempre fatalmente e necessariamente al silenzio. E poi, ecco, in questa ricerca in qualche modo ispirata da Emily Dickinson, il versante, per così dire, sia pure niciano, della solitudine, che possiamo cogliere anche quando abbiamo esperienze di felicità, oppure quando certo abbiamo esperienze di paura, e le cose allora si fanno in qualche modo più semplici e più chiare, hanno anche queste, forse si sono ripresentate, sia pure temporaneamente, sia pure segnate da questa soggettività di chi scrive un libro, che pur cercando in qualche modo di avere interlocutori, interlocutrici invisibili che lo accompagnino nella scelta delle parole. Marina Duvetal ha scritto una volta che anche scegliere le parole è uno dei misteri più profondi nei quali noi viviamo, se alle parole, anche queste le abbiamo ascoltate, si associano orizzonti di senso, orizzonti che almeno per un attimo trasformino la nostra vita, mettendo fra parentesi certo le ombre o le tenebre che non possono essere cancellate. E poi la solitudine anche qui come emblema di quello che è stato forse il più grande film di Bergman, cioè Sussurri e grida, nel quale è stata in qualche modo una pausa, una oasi, se volete, non direi dissonante rispetto alla strategia che aveva in mente, ma in qualche modo
alla ricerca della solitudine che vive anche nel cuore della modernità, un film come questo di Bergman mi ha dato l'occasione di cogliere, di intravedere e poi anche di cercare di descrivere quelli che sono i paradigmi linguistici a cui l'arte cinematografica può giungere con una pregnanza e con una forza rappresentativa che a volte almeno le parole non hanno, per cui in queste tre sorelle e poi in questa governante che alle sorelle si accompagna rivivono col linguaggio certo della poesia, col linguaggio dell'invenzione anche linguistica di Bergman le costruzioni, spero che non siano proprio così, ma insomma le raffigurazioni di questo dialogo continuo, di questo conflitto continuo fra la solitudine creatrice e la solitudine che apre gli orizzonti della trascendenza, la solitudine che è la premessa anche certo alla poesia leopardiana, ricchiana di Antonio Pozzi che pure nella sua sfinita esistenza, segnata comunque anche questa da una solitudine disperata, hanno saputo testimoniare. In questo film, se non l'avete visto, ma è impossibile, rivedetelo in qualche modo, certo, le parole, forse le mie parole, verrebbero, ma è un bene, verrebbero sconfitte dalla luce di questi colori. I colori parlano, come sapete, parla l'azzurro di Tracola, parla il bianco delle figure di Bergman. Ecco, in questo film, in fondo, ho cercato di proporre, se poi ci sia riuscito ovviamente, vuol dirlo soltanto chi vuole correre il rischio di leggere un libro, ecco, di rendere più fiammeggianti, più concrete discorsi, formulazioni che potrebbero sembrare forse anche, non so, troppo schematiche. Infine, per giungere alla fine di questa mia cavalcata wagneriana che ha toccato punti, aspetti così, un po' schubertiana io direi, perché Schubert è infinitamente più vicino al destino della solitudine di quanto invece non sia, no, l'ipertrofia trionfalistica di Wagner, che forse anche lì ci siano gorghi, abissi sui quali riflettere su cosa significhi la solitudine. Ebbene, appunto, allora anche la solitudine che cogliamo quando ci ammaliamo, ma su questo aspetto le cose che ha detto Umberto sono già talmente chiare che non insisto. La solitudine che poi, la solitudine di chi cura, la solitudine di chi è curato, ed è un conflitto, un dramma, una contrapposizione infinita, senza fine, che non lascia, senza retorica, che non lascia spazi a volte ad altri pensieri, ad altre immagini che non siano divorate, risucchiate, soggiogate da quella che è l'esperienza fatale in ogni psichiatria, perché ogni colloquio in psichiatria, come forse sapete, ha sempre come virtuale, immaginaria situazione di pericolo, come spada di Damocle, il fatto che la vita venga vissuta come non più significativa, non più perduta, e le pagine sulle quali appunto ho osato riflettere sul tema, nel solco della morte, certo, la solitudine di chi rimane, nella solitudine poi di chi ricerca la morte, di chi tenta la morte, di chi guarda la morte come l'ultima sua soluzione.
le pagine che Agostino e Roland Barthes hanno dedicato alla morte della madre Agostino e dell'amico e Roland Barthes a quella della madre, certo ci dicono l'indicibile, che ho cercato soltanto di descrivere, rispettandone fino in fondo il segreto e soprattutto la discrezione, il mistero, si è accompagnata poi nell'ultima parte del libro a questo confronto, dicevo, di due solitudini disperate, che è la solitudine di chi chiede aiuto e magari non vuole chiederlo, e la solitudine di chi in qualche modo disperatamente cerca di dare un aiuto. Forse mai nella vita si dà una correlazione appunto così dolorosa, così straziante, di che cosa significhi vivere in comunione le due solitudini, quando ad uno psichiatra o comunque ad un medico o a chiunque sia chiamato a dare una mano, e anche Teresa di Calcutta lo ha scritto con parole che mi sono sembrate talmente belle da citarle, ecco, quando il nostro destino, che può essere il destino di ciascuna e di ciascuna di loro, perché non pensiate che queste cose qui riguardino solo chi si occupa di psichiatria oppure chi si occupa di psicologia, ma il confronto tra chi chiede aiuto e chi in qualche modo cerca di dare il suo aiuto è una delle dimensioni, direi, più alte, più redente, più rivoluzionarie, più eticamente fondate, più incorruttibili e anche più assolute. E allora queste due solitudini, che può essere, che sono la solitudine di chiunque di noi quando si sente chiamato ad un aiuto, senza che magari questo aiuto venga ad essere espresso con le parole, fra l'altro, e allora da una parte intuizione. Certo, in chi ascolta, medico o non medico, ci sono psichiatri che di intuizione non ne hanno, infermiere che ho conosciuto in un ospedale psichiatrico, dotate di una forza di irradiazione così di speranza da lasciarci tutti stupefatti, proprio perché il destino della psichiatria non è quello delle gerarchie rigide, no? Beh, quello l'ha scritto Ludwig Binswanger, uno dei grandi psichiatri che hanno cambiato il nome della psichiatria. Ecco, il destino è tale per cui ci sono, dobbiamo dirlo, fra noi, dipendentemente dalle culture, dall'essere psichiatri o non psichiatri, persone che riescano a mettere la propria solitudine in una correlazione continua, poetica, certo, anche magari di ascolto, con la solitudine dell'altro. E soltanto quando questo avviene, allora può accadere il miracolo che un'esistenza perduta si salvi. Grazie infinite.